Mia figlia ha detto la verità. Sono tranquilla perché io ero con lei. Parla Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nei garage del suo condominio a Rimini. Recentemente gli investigatori hanno ascoltato la figlia di Manuela, una ragazza di 17 anni, presente quella sera dell'omicidio insieme alla madre e allo zio Loris Bianchi. Loris vive a Riccione, ma quel tragico giorno era a cena dalla sorella con la nipote. Mentre un assassino spietato colpiva la povera pensionata con 29 coltellate, la ragazza, la madre e lo zio erano insieme nell'appartamento al terzo piano di via del Ciclamino, sullo stesso pianerottolo della vittima. Allo stesso piano risiedono anche gli altri due protagonisti di questa tragica e misteriosa vicenda: Luis da Silva, un senegalese, unico indagato per l'omicidio, e sua moglie, Valeria Bartolucci, entrambi professanti la loro innocenza. Lo scorso 25 giugno, Luis è stato nuovamente interrogato dal PM, ma ha scelto di non rispondere. Finora, lui e la moglie si sono forniti reciproci alibi. Valeria ha affermato che quella sera il marito non si è mai allontanato dalla loro abitazione. Lei era in camera, lui in sala a guardare la televisione, una versione confermata da Luis. Da mesi gli investigatori hanno concentrato i loro sospetti su Luis, dopo aver scoperto la sua relazione clandestina con la nuora della vittima, la quale aveva scoperto che Manuela tradiva suo figlio Giuliano Saponi. Questo tradimento era sconosciuto anche a Valeria, che ora deve affrontare intrighi e segreti che per mesi sono rimasti chiusi tra le mura della palazzina, generando dubbi e sospetti dopo la morte di Pierina. Solo Loris conosceva tutti i dettagli, essendo legato a Luis da un'amicizia stretta. Infatti, come ha dichiarato, il 3 ottobre era a Rimini per visitare Luis e verificare le sue condizioni dopo un grave incidente motociclistico il giorno precedente. Come menzionato, gli investigatori hanno voluto sentire la nipote di 17 anni. La sua testimonianza è cruciale perché fornisce un alibi per la madre e lo zio. Afferma che la sera dell'omicidio sono rimasti tutti a casa, cenando, chiacchierando e giocando con il cane. Nel primo interrogatorio, la ragazza aveva raccontato qualcosa di diverso, che lo zio era uscito di casa intorno alle 22:10 ed era tornato poco dopo, proprio nel momento in cui si è verificato l'omicidio, intorno alle 22:15. Questa discrepanza è stata ribadita nell'ultimo interrogatorio, affermando che lo zio è uscito solo alle 23 per tornare a Riccione. Perché questo cambio di versione su un dettaglio così cruciale? È stata la giovane a confondersi nel primo interrogatorio o si è tradita? L'alibi della madre e dello zio ora è incerto. Queste domande presto troveranno risposta. Manuela, per parte sua, si dice tranquilla, convinta che sua figlia abbia semplicemente avuto un momento di confusione o si sia ricordata male. Ecco le sue parole. Le hanno fatto notare che alcune cose non combaciavano. Lei si è sconfortata un po' perché credeva di aver detto qualcosa che non doveva, ma poi ha capito di aver sbagliato semplicemente orario. Ma c'è un altro episodio inquietante riguardante Loris durante la serata a casa della sorella. Prima di andarsene, gli sono state scattate alcune foto che sono più che inquietanti. Lo ritraggono disteso a terra con le braccia aperte, una posizione simile a quella in cui è stato trovato il cadavere di Pierina la mattina seguente. Queste foto sono state trovate sui cellulari dei due fratelli. Gli investigatori hanno chiesto spiegazioni e loro hanno risposto che Loris stava giocando con il cane, ma nell'immagine non è visibile nessun animale. Per quanto riguarda il presunto rapporto clandestino tra Manuela e Luis, si era ipotizzato che Pierina avesse forse sorpreso la nuora e l'amante in atteggiamenti compromettenti nel garage. Recentemente Manuela è intervenuta e ha detto: «Pierina non sapeva di me e di Luis, ma sapeva che avevo un amante, anche se era convinta che stessi con una persona totalmente diversa. Luis mi ha aiutato a risolvere il problema di alcune perdite che avevo nel garage e a mettere su un lavandino. Ricordo che una volta stavo spazzando e pulendo il garage, quando lei è scesa insieme a mia figlia, ci hanno salutato e sono andate via». Perché Manuela
ha deciso di raccontare questo episodio se, come ammette lei stessa, Luis stava solo aiutandola ad aggiustare un lavandino e non stavano facendo nulla di sbagliato. Manuela ha continuato, volendo chiarire che con Luis non si trattava solo di un flirt, ma di una relazione più profonda. «Un semplice flirt non rispecchierebbe me, non sono quel tipo di donna. Secondo me c'era un'intensità diversa tra quello che ho provato io per lui rispetto a quello che ha provato lui per me. La vivevamo diversamente». Perché, dopo tutto ciò che è accaduto, è stato così importante per la Bianchi chiarire questo punto? Forse perché, come molti sospettano, la relazione non è finita con l'omicidio, ma è continuata anche dopo. Nel frattempo, Manuela ha nominato un nuovo consulente attraverso il suo criminalista di fiducia, Davide Barzan. Si tratta dell'ex comandante del RIS di Parma, il generale Luciano Garofano. Questo esperto ha recentemente esaminato la scena del crimine. Se ci sono tracce di Manuela, vanno contestualizzate. La signora Bianchi è parte lesa in questo omicidio ed è giusto tutelarla in vista delle analisi che potrebbero far emergere tracce a lei riconducibili, dal momento che è intervenuta sulla scena del crimine. Luis, invece, ha ammesso fin dall'inizio che sul cadavere della pensionata potrebbero esserci le sue tracce. «Ho toccato Pierina per sentire se c'era il polso, prima sotto l'orecchio a destra, poi sul polso a sinistra. Volevo sentire se c'era il battito, poi dopo ho sentito che era fredda». Come ricorderete, è stata Manuela la prima a scoprire il cadavere della nuora la mattina del 4 ottobre, chiamando immediatamente Luis, il suo amante. Il clima, in via del Ciclamino, è sempre più teso. Dopo che Luis è stato iscritto nel registro degli indagati, l'inchiesta ha preso una svolta decisiva. Gli inquirenti stanno ora confrontando le dichiarazioni, verificando gli alibi, alcuni dei quali non sembrano solidi, e analizzando le tracce trovate sul luogo del delitto. La polizia scientifica ha repertato delle tracce biologiche che saranno a breve confrontate con il DNA di Da Silva. L'assassino di Pierina sembra avere le ore contate.